Eccoci qua da Katowice alla COP24 e come avevo promesso correderò questa mia partecipazione alla COP24 con un vlog in cui giornalmente più o meno racconterò quello che sta accadendo, avvenimenti, cronache, impressioni. Ecco, partirei introducendo su che cos'è la COP e cosa ci si aspetta da questa COP24. Allora, la COP è la conferenza delle parti, ossia quell'assemblea che avviene circa annualmente, nella quale i delegati, i rappresentanti delle nazioni, le parti appunto, si ritrovano per concordare e discutere i negoziati sul clima. Prima di questa COP, molto importanti sono da ricordare la COP21, che ha portato appunto all'accordo di Parigi, il famoso accordo di Parigi, e poi COP22 e COP23, che hanno definito le metodologie di dialogo tra le parti, ossia il dialogo Talanoa. Siamo quindi arrivati alla COP24, nel quale la missione è quella di definire le regole di implementazione dell'accordo di Parigi. Difatti si vuole uscire da questa conferenza delle parti con un rulebook su come implementare effettivamente gli accordi di Parigi. Questa COP ha anche l'obiettivo di revisionare quelli che sono i National Determined Contributions, ossia i contributi volontari che tutte le nazioni hanno stabilito a partire dell'accordo di Parigi per diminuire diciamo, il loro impatto emissivo. Questi contributi vanno revisionati ogni 5 anni. E in questa COP si discute, si aggiusta, si cerca di, quindi dire, raddrizzare il tiro per raggiungere l'obiettivo, di stare entro i 2 gradi centigradi di riscaldamento globale. Allora, questa COP è stata abbastanza strategica, nel senso che non è la prima volta che avviene a Katowice, ma è importante perché la Polonia è ancora uno di quegli stati che si basa molto sulle tecnologie a carbone per il proprio approvvigionamento energetico. Siamo ormai arrivati al terzo giorno di negoziazioni, il tutto è iniziato domenica, il 2 dicembre, con l'apertura dei lavori, presidiata da Frank Benyemara, presidente della COP23, nonché presidente delle Figi, paese ospitante della precedente COP. E durante il primo giorno si sono assegnate le nuove presidenze alle varie commissioni e è stata decisa l'agenda, con un piccolo ritardo di 3 ore dovuto al fatto che alcuni elementi dell'agenda volevano essere concordati dalle parti non in pubblico, cosa che ha lasciato qualche malumore, però ne parleremo successivamente. Interessante le dichiarazioni della presidente della Ad Hoc Working Group for Paris Agreement, del gruppo dedicato alla Paris Agreement, che ha dichiarato che il nostro viaggio è arrivato in un punto in cui sta diventando una maratona ed è importante fare l'ultimo sprint per raggiungere la linea finale, a sottolineare quindi l'urgenza di trovare il set di regole che vuole implementare l'accordo di Parigi. Dicembre si è aperta ufficialmente la COP con la cerimonia di apertura, nel quale c'è stato il passaggio di consegne di presidenza da Frank Benyamara a Michael Kurtyka, ministro dell'energia della Polonia, che quindi è diventato presidente della COP24. Durante la cerimonia di apertura si sono susseguite diverse dichiarazioni. È intervenuto il presidente della Polonia Andrzej Duda, che ha parlato di un altro test storico per le parti a seguito dell'accordo di Parigi per affrontare il cambiamento climatico. Ha ricordato inoltre come in Polonia sia stata una diminuzione del 30% delle emissioni a partire dai livelli preindustriali considerati al 1988, tuttavia ha sottolineato come la Polonia non intenda rinunciare al carbone come fonte di approvvigionamento energetico, parlando di un carbonio pulito e dell'efficientamento degli impianti come una via per realizzare la transizione energetica. È intervenuto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha ricordato come la scienza chiede una transizione ambiziosa, riferendosi al rapporto dell'IPCC,
e sottolineando come l'accordo di Parigi rappresenti la piattaforma per realizzare la transizione, che tuttavia deve essere implementato e perfezionalizzato tramite i lavori di questa COP. Ha richiamato inoltre alla responsabilità collettiva che noi abbiamo per evitare quello che lui ha definito il caos climatico. È intervenuto inoltre il sindaco di Katowice, Marcin Grupa, che si è detto soddisfatto e contento del fatto che la società ospiti nuovamente i lavori della COP, trovando in questo un'occasione per realizzare la transizione tra black to green, come lui l'ha definita. È intervenuto infine lo scrittore e saggista David Attenborough, che ha fatto un bellissimo discorso rivolto ai leader politici, che poi vi posterò sotto tramite un link, nel quale ha voluto sottolineare e porre l'attenzione sul fatto che siamo di fronte alla possibilità di un collasso della civilizzazione e della natura. E ha ricordato come l'Accordo di Parigi ha rappresentato un'unica piattaforma nel quale le Nazioni Unite hanno dimostrato come insieme possano realizzare il cambiamento. Ha richiamato inoltre i leader politici ad agire ora, a essere leader del cambiamento, ricordando come le Nazioni Unite stanno proprio facendo una campagna che hanno chiamato Act Now, rivolta ai cittadini per far capire loro come anche singole azioni possono realizzare il cambiamento. Quindi, per questi primi 2 giorni è tutto, vi posterò dei link sotto di approfondimento e ci vediamo al prossimo video per i prossimi aggiornamenti. Grazie, ciao!